Ciao cari, sono Atrix, signori, bentornati cari nel panale. Porco. Dai. Perché mi hai parlato solo, hai messo ansia. Canale è diventato male. Bentornati sul canale. Siamo tornati su Del Marvel Snap. Vabbè, contatillo. Eccomi. Tornato il colonnello, regà. Quando è che torni a Castellammare di Stabia? Quando è che torni? A giugno. Speriamo in un terremoto. Ovviamente appena torni. Che più che terremoto era un tsunami, bro. Siete tipo pesciaroli. Quindi sì, tsunami meglio terremoto. Vabbè, allora, già soldato, piscio, io Già devo editare un minuto dei 30 secondi fatti. Per favore. Vai. Allora, signori, oggi finalmente è arrivato quel momento. Non riuscivo a trovare sta cazzo di Barbagas e non l'ho effettivamente trovata. Sto avviato l'account di Barbagas. Ho detto Shadow King o Barbagas? Barbagas. Ho detto veramente non c'è la Barbagas. Vabbè, insomma, abbiamo Shadow King e oggi la proveremo. Shadow King, ovviamente, una carta che è stata buffata lo scorso giovedì. Oggi dovrebbe essere giovedì, in teoria. Quindi oggi che è giovedì, in teoria, dovremmo avere quei piccoli buff e nerf che guarderemo oggi stream dalle 18. Quindi mi raccomando, siateci se volete. Siateci indipendentemente dal vostro volere. Prima di iniziare il video, vi ricordo ancora una volta che è uscita l'incredibile nuova collezione Bixa. Trovate ovviamente il link in descrizione con il codice sconto. Iscrivetevi al canale per la lorda ai 100k e mettete un succoso e croccante mi piace al video. Colonnello, vuoi aggiungere qualcosa? No, mi raccomando, veramente, raga, è importante. Lo follow su Instagram. Ci sto lavorando in maniera sontuosa. Domani pubblichiamo una foto erotica in occasione di questo sellout. Bene, andiamo a vedere il mazzo. Ma prima di iniziare, vi devo far scoprire un mondo fantastico. Ragazzi, ci metterò pochissimo per farvi capire, o perlomeno per far capire a quelli che non lo conoscono, il fantastico mondo HelloFresh e la bontà dei loro prodotti. Allora, avete uno sconto incredibile da più di 20 euro. Praticamente voi potete scegliere quante ricette comprare per quante persone. Io vi consiglio sempre l'opzione da 17 euro, che sono 6 porzioni, quindi 3 porzioni per 2 persone. E una volta scelta la box, come vedete, la scontistica, che ovviamente vale solo con il link che trovate in descrizione, voi andrete a compilare tutte le cose e vi faccio vedere quello che succede per pochissimi euro. Allora, ho compilato e ho fatto l'ordine ed è quello fondamentalmente quello che succede. Vabbè, qui ti dice tutte le cose, ti dice a che ora arriverà la tua box con ingredienti freschi messi all'interno, ovviamente capi di contenuti refrigerati e di materie prime secche, ma sempre a chilometro zero. Ovviamente, quindi, io posso modificare la data e qui c'è la seconda fase, ragazzi, la figata di HelloFresh, ossia la scelta delle ricette. Io, in base all'offerta che potete utilizzare pure voi, ho la possibilità di prendere 3 ricette, ovviamente, raga, per 2 persone, quindi ne sono 6 perché una porzione a testa, e posso scegliere tra le varie ricette quelle che io vorrò mangiare e quindi cucinarmi. Quindi, per esempio, scegliamo le ricette: uno strozzapreti al sugo di sgombro, una nella box, perché queste ovviamente sono già all'interno, queste 3. Ovviamente, raga, potete cambiarle cliccando su ricette. Voi potete per esempio togliere la padellata Thai e aggiungere, quindi abbiamo uno strozzapreti al sugo di sgombro, noodle saporiti, ci mettiamo, sto a scegliere un secondino, curry burger di pollo e di salsa yogurt. Tra l'altro l'ho già preso ed è buonissimo. Vedete? Abbiamo aggiunto quindi nella box questa porzione. Noi la andiamo a salvare, quindi possiamo cambiare gli ingredienti. Andiamo a salvare e, come vedete, il prezzo non cambia perché è gratuito anche da questo punto di vista. Quindi premete su salva, ripremete su salva e, come vedete, mercoledì 19 aprile mi è arrivata ovviamente anche la mail. Mi arriveranno queste 3 ricette a casa: strozzapreti al sugo di sgombro, panzotti alle erbette in salsa di noci, scoperta regionale, e il curry burger di pollo e salsa yogurt. Ti arriveranno delle box che poi vi farò vedere. E vi arriveranno queste box con tutte le materie prime e dei deplian che vi aiuteranno per l'appunto a cucinare il piatto. Se volete comprarlo, utilizzate ovviamente il mio codice link che è in descrizione. Grazie. Signori miei, ecco a voi l'SSSSH. Silver Surfer Sera Shadow King. Questo, diciamo, è l'acronimo di questo mazzo. Noterete che più passa il tempo, più passa le carte, più il Silver Surfer prende fondamentalmente dei nomi acronimati piuttosto lunghi. Ovviamente, ragazzi, non vi devo di nulla. Nulla. Il Silver Surfer lo conoscete. Di base è un mazzo che è Swarm Based turno 6, dopo che si setta Sera di turno 5, in modo da poter giocare 3 carte, tra cui Silver Surfer, e andare a buffare di 2 tutte le carte che se lo meritano, ergo tutte le carte a 3 mana.
E visto che Shadow King è passato da 4 a 3 mana, entra di diretto in questo mazzo nella speranza che possa essere utile a sfruttare anche l'effetto. Perché che fa Shadow King? Porta la dici porta una cosa, la dici una cosa? Altrimenti è inutile la tua presenza. Dici una cosa? Una cosa, bro. Prego. La forza delle carte viene in questa location viene impostata al suo valore originale. Originale. Alla scoperta due punti, ti mancava. Ah, veramente, bro, cioè non sai che il mio tempo è prezioso? È prezioso. Ma se tu guardi bene, devo andare dall'ottico pure oggi. No, in realtà è sempre oggi. Perché pure è sempre oggi, perché stiamo registrando. Devo andare dall'ottico a farmi gli occhiali di Iron Man. Ah, scherzo, ovviamente non è. Hai mai notato che Shadow King è un incrocio tra Aldo? Shadow King è un incrocio tra Aldo. Quindi è un mamma. Signori, buona visione. Mettete il like, avevo già detto. Testiamo. Speriamo che Shadow King funzioni una partita. Una. Certo che Coroner fa sera, Coroner. Abbiamo forse meno possibilità di trovare mazzi sera. Shadow King, raga, tendenzialmente è buona perché un po' come Valkyrie era una buona teccia sera. Mo senza sera, boh, chi andiamo a counterà? Venom? Sera? Ashuri, forse. Ho detto sera? Parecchie volte. No, intendevo Ashuri. Sono molto stanco, bro. Sono molto stanco, sono 4 giorni che passo la mia vita davanti a questo PC 20 ore al giorno. Sapete che da quando Milena è tornata non abbiamo ancora fatto l'amore? Cioè, quando c'era mica lo facevi. Sì, infatti, sarà un anno e mezzo buono, bro. Di più pure. Forse anche qualcosetta di più. Questo ragazzo che si chiama Bud Aided Nune, praticamente, che deve fa? Cioè, ha bisogno di così tanto tempo per pensare questo? Va bene, va bene. Complimenti extra, grazie mille per la tua incredibile e sottosa giocata. Sei forte a questo gioco extra. Vormir, rode il culo, bro. Rode il culo. Goose a destra. Tanto faremo sicuramente Bruce a sinistra. In realtà potremmo anche farlo su Vormir, sei d'accordo? Call. Ma perché l'ha chiamato extra all'avversario? E... ok, non lo so, non mi ricordo. Godo extra. Moriva pure Korg e mi tirava una sega per davvero. Ohia la fisseria. Ok. E vabbè, in realtà. Abbiamo Killmonger nel deck. Che sarebbe veramente. Abbiamo Killmonger nel deck che sarebbe. Brood. Tanto lo sappiamo che faremo sera a sinistra. Non faremo sera a sinistra. Facciamo se il Vormir e vaffanculo, bro. Posso avere la possibilità di trovare Silver Surfer? Perché è vero che ci abbiamo Shadow King in mano, ma fa cagare in questo mazzo. Anche perché ricordatevi una cosa, regà, Shadow King non funziona con gli Ongoing. Quindi ho capito che questo è un mazzo Dark Oak, ma Shadow King non funziona contro Dark Oak. Shadow King è una carta di merda. Non lo so, siamo qua per definirlo e testarlo. Ma non è un Kazoo. Ho detto Dark Oak. Oh bro. Shadow King che è fortissimo. No bro, è fortissimo qua. Però sarebbe più forte Killmonger. È vero. Però il video di Shadow King, non togliere il trono a Shadow King. Shadow King. Così. Come così, bro? Porca puttana, fa un botto dei punti. Sì, guarda, sì, che fa 5 punti più 3, fa 8 punti. Se muore ne fa solo 5, però. Se no te muore? Sì. È possibile che lui muoia. Dopodiché facciamo sera al centro, regà. E poi tra Juggernaut e Maximus cercheremo di vincere sto game. Avrei bisogno di trovare coso. Oh, incredibile, bro, non è morto. No. Ok. Buona. Mi ha preso quella peggiore, bro. Sono abbastanza contento di. Immagina se avessi avuto priorità a lui, bro. Shadow King avrebbe fatto anche quei punti là. Oh, una piccola roccia di Korg. Giocato da prima. Sera. Noi abbiamo paura di questo snap? Colonnè, giammai, bro. Giammai. Giammai. Poi l'accanto a mangolo mio. Che cazzo me ne frega. Angulo, voglio contro snap se mi passo lo matto. Mamma, ok. Il problema è che serve Killmonger, bro. Tutte le vergogne mi tocco. Niente. Sì, allora, qua abbiamo. Bro, in realtà abbiamo vinto, no? Cioè, oddio. Cioè, secondo te lui passa mai? No way. No. Oh, fai pure Nova a sinistra. Bravo, Nova a sinistra è sicuramente la giocata, capo. Pure la roccia, bro. Il problema, sai qual è, però? No, bro, sto facendo una cazzata. È ovviamente Juggernaut qua. Perché... giusto, no? È perché lui ha capito quante carte gioca, bro. Però vai a 5. È un po' un rischio, eh. È un po' un rischio. Però è l'unica play. Sì. Magari muore Nova. Era ammazzo Agatha. Dove se muore Nova?
Era ammazzo Agatha, raga. Era ammazzo Agatha. Harkness. Un piccolo ragazzo che sta farmando dei cubi. Oh! Siamo fatto 4 punti in location di Shadow King. Che forte! Perché 3 punti dei 4 sei suoi. Fortissimo. Ragazzi, nella vita l'importante è vincere, ok? Shadow King ci ha permesso di farlo? Sì, l'Uvidia è mio, decido io, sì. Zelda Silver Surfer, una partita tristissima. Pronti a giocare una partita migliore. Nova, perché non c'ho nient'altro da fare. Tra altre cose, regalo, sapete com'è l'SS? Orca troia, bro. La buona anima di Jeff. Madonna, quanto era carina. Chi è che mi sta scrivendo? L'account non è il tuo? No, ma è lo tuo. Di puttana. Cosmo, che Cosmo Maximus, Massimo. No? Sì, sì. Ok, tutto questo non è bello. Però lo sai che una roccia in realtà vale un botto? Vale un botto. Tadillo, lo chiamo proprio. Il problema è che potrebbe andare in mezzo quello che sposti da Juggernaut. No, sì. No, in realtà, guarda che la giocata ha senso. Perché comunque, ti ripeto, noi lo locchiamo. Il fatto che Negroscia, guarda che per noi va benissimo. Lo sai comunque. Maximus. Io farei comunque Maximus. Sapete che sto mazzo ci potrebbe andare a Mr. Negative, raga? Eh sì, Mr. Fantastic, raga. Molto forte. Guarda che è goloso. Prende appunto zone come Sancta Sanctorum. Esatto, non è per niente male. Vabbè, comunque Maximus. Ok. Shadow King. Mannaggia, peccato, che peccato. Peccato, lo so, bro. Lo so. È un grande peccato. Che devi fare? Vabbè, lo stesso. E Juggernaut, eh? Però è un 50 e 50. Juggernaut, raga, fa cagare sto matchup, credetemi. Potremmo fare Storm. No, Brood. È l'unica location in cui posso fare cose qua, bro. Se io faccio Storm e Brood, dove lo faccio Silver Surfer? Purtroppo, bro, è l'unica play Brood. Io me ne rendo conto, ma punto. Era. Allora, fa solo il Monger, può essere utile, mai. Qual è la carta che fa più punti? Facciamo Shadow King, perché il video è di Shadow King. Sì, sì, sì. Secondo me possiamo collare. Poi vi ripeto, l'account non è nostro, quindi. Cioè, capito? Barbagas sarà contento di... Sì, abbiamo priorità, questo è positivo. Per è un peccato veramente, raga, quello Shadow King. Purtroppo quando ho fatto Cosmo io non potevo sapere che mazzo fosse. Infatti Bishop è calato lo stesso turno di Cosmo. La cosa buona è che, vabbè, non può fare Hitmonkey a sinistra, ma visto che comunque c'è Santa Santorum, si andrà sempre a differenza reti, no? Differenza reti. Differenza reti ormai, vabbè. Ma è entrato in destra, diciamo. Ma lui comunque se la prende comodo, eh? Perché non è facile veramente per lui, eh? Cioè, alla fine è vero che può giocare un botto di carte, però lo sapete, raga, com'è nel Seracol o comunque nel Serabish o nel Serahitmonkey. Senza una location si fanno molti meno punti, capito? Vabbè, e lì, ok. Il problema è, oddio, in realtà Necroscia, guarda che ci ingolosisce di brutto a noi, eh. Questo è male, no? Vabbè, bro, ottimo. Sei un coglione, ma sei un coglione. Porco Dio. Ma vaffanculo, va. Cazzi stupido. Cazzi stupido. Vabbè, Shadow King. L'hai visto Shadow King? L'hai visto Shadow King? Nella location, nel Battlefield del vincitore. Io l'ho visto. Due partite di fila l'ho visto. Shadow King. Poi tra altre cose, Shadow King senza Cosmo avrebbe tolto. Cioè, ormai è talmente brutta che dobbiamo dire senza quella carta è un what if, diciamo, no? E ti rendi conto che Shadow King fa schifo pure se è un what if. Ma non fa niente, regà. Non fa niente. Alla fine è una 3-5. Ma ti è meglio Polaris? Sì. Porco D. Certo, è meglio Polaris. Lo pescamo sempre. È incredibile come quando la carta va a cagare, effettivamente ce l'abbiamo di una consistenza unica. Rara. Bella, Gus. Bella, Gus. Mi piace un sacco. Ma Star Tower. Anche. Perché alla fine, bro, la volta noi ci ficchiamo Brood e siamo con Daddy così, eh. Lui è eroe. Ah, questa è male, bro. Oddio, Gus è buona contro Elettro, eh. Credimi, molto buona. Oh, metti Cosmo su la volta. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ed è impossibile che lui possa giocare Galactus. Bravo, Tati.
E sai che ti dico? Che lo fottiamo anche con Dottor Octopus. No, non voglio snappare, vorrei giocare le partite e vincere per un win-rate incredibile e dare il merito di tutto questo a Shadow King. Tocco. Su faccio più il fitto. Beh. Polaris a destra. Shadow King comunque, capo, on the field, on the field. Proprio questa partita, bro. Ma lo sai che la possiamo vincere per davvero questa partita? All systems go. Che vuol dire? Che vuol dire? Non lo so. Che vuol dire? 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 Bro. No, allora. Thinking about that. Thinking about that. Qualsiasi carta lui fa, esclusa Venom carta. Bro, no, lo devi dire tu. Shadow King. Oh, comunque regà, lasciate sta. Cioè, il Silver Surfer è un ragazzo di garanzia, bro. Ogni volta che gioco il Silver Surfer vinco. Cioè, è incredibile come è troppo forte Silver Surfer come carta. Immaginate prima. Prima era tipo, regà, la carta più forte del gioco. È ancora forte. La gente non lo gioca. Oh! Incollato alle mani. E tra altre cose, Nova Roma è la location di oggi. Per voi, regà, sarà la location di ieri, visto che il video lo guarderete domani. E oddio. No, oggi. Oggi sì. Mi sono un attimo fottuto. Cosa abbiamo qui? Mamma, che male, Brood, però. Cosa abbiamo qui? Un altro figlio di puttana del Cristo? Un altro Galactus. Vabbè, Nova comunque la giochiamo qua, direi. Noi abbiamo Storm into Juggernaut, che ancora non abbiamo sperimentato. È un Galactus, eh? Potrebbe essere. Vabbè, giochiamocela bene e potremmo pensare di vincerla, caro. Ad esempio, già con Polaris sì, possiamo fottere una. Sì, no, esatto. Io farei Storm qua, no? Io farei Storm. Vai, mi piace Storm. Però ragazzi, fa Elettro. Oh, comunque i ragazzi ce l'hanno ingollata le mani. Però tu adesso fai Cosmo a destra. Ho capito, è come prima, no? Oddio. Sì. Non è uguale, bro. Vai. È uguale, Cosmo a destra e lui farà Dokok, no? Sì, lo farà in mezzo, penso. Ma se lo fa in mezzo è un cretino. Ok, non ci abbiamo capito un cazzo? Vero. Però possiamo ancora vincere, raga, non vi preoccupate. Madonna. Perché abbiamo un Killmonger che è fortissimo. Obomin è brutta, mi serve Silver Surfer, abbiamo vinto. Perlomeno pareggiamo in mezzo. Ecco. Bene. Allora. Ecco. Scusa, come pareggi in mezzo? 2, 4, 5 con 9. Ah, giusto. Bene. Allora. Dobbiamo capire bene dove mettere i punti, bro. No, vabbè. Polaris a destra. Vabbè, direi. Alla fine. Maximus a destra è più forte, no? Ah, è vero. Vero, scusa, non l'ho visto. Perfetto, è così. No. Sì, è così. Killmonger e poi Silver Surfer. Ok. Differenza reti? Vinciamo? Penso di sì, raga. Penso di sì. Sì. Senti, mi rispondi, sì o no? Sì. Sto vedendo. Sì. Aspetta. Sì. Senti, pensaci tu. Shadow King. Vabbè, Vabbè, facciamo un'altra. Oh, la partita in cui ha fatto 8 punti, buonanima, è stata la migliore quando ha preso buff da Iron Heart. Nel frattempo, comunque, ragazzi, continuiamo a vincere con l'SS, SSK. Ragnarem, il nostro prossimo avversario. Eccolo qua. No, bro, Krakoa, terribile. Vabbè, Nova. Mica, ragazzi, questo account è scriptato comunque, c'ha una curva folle, cioè incredibile. Cioè, Goose, Shadow King, no. Devo farla. Devo farla, colonnello, devo farla.
Oh, però il coppolare sì, lo potremmo spostare con lo sport. E è assolutamente la play che faremo, infatti, bro. Oppure Juggernaut in mezzo, ancora più bello. Juggernaut è meglio? Il problema è il raft. Ok, Juggernaut in mezzo perché potrebbe giocare più di una carta, no? Sì. Ci sta, mi piace. Problema, ripeto, non vorrei che lui faccia punti sul raft, perché noi regata Silver Surfer senza Brood è impossibile. Va bene. E potremmo doggiare il raft e fare Cosmo per proteggerci da uno Shang-Chi? Shadow King? Sì. Sì, fare Cosmo, Tati. Fare Cosmo per sicurezza. C'ho troppa paura di Shang-Chi. Però ce l'ha già in canna Shang-Chi. Sì. Oddio, in realtà regà non so che mazzo sia lui. Potrebbe essere un good card con Scorpion e Mr. Fantastic, no? Dimmi che Shang-Chi. Modo. Bam, cazzo! Oh, boh, no! Ehi, da be! Mamma mia! Ehi, da be, bro! Ehi, da be! Ehi, da be! Ehi, da grassa! Ok, posso chiedere cortesemente Killmonger o Zeo o Silver Surfer? Basta? No, penso di sì, non lo so, bro. È il fatto che lui fa Doctor Doom e basta. Sì, dai. Victory. Signore e signore, Shadow King. No, più che altro dovrebbe essere Shadow King. E, ragazzi, è follia. Non perde un game. Cioè, non sta perdendo un game. È follia. Cioè, facciamone un'altra. Non perde un game, sto mazzo. Il Silver Surfer con Shadow King non perde un game. Non può essere un clickbait. A meno che perdiamo questa, porca puttana. Oddio. Se perdo questa, è un disastro. Guarda, metto le mani avanti. Il titolo sarà così indipendentemente dalle sorti di questa partita. Ok, cioè, questa è top più uno, Bro, questa è top. Questa è top. Top one, number one. E Polaris. Sì. Madonna, già me lo vedo, raga, fa già che notte l'ultimo turno sull'onda di sinistro e a fare le pipe ai Nislak. Ok, vorrei Cosmo. Mi ricordi quanto mana c'ha lui? Lui c'ha 5 mana adesso. Bro, devo fare Juggernaut. Vai. C'ho paura che mi faccia Doc Ock, capito? Abbiamo perso la partita. Cioè, in realtà la perdiamo lo stesso con Doc Ock. Sì. Doc Ock, sì, però l'onda di sinistro mi piace. Oddio, la dovrebbe fare in mezzo Doc Ock. Però, per fare elettro sull'onda di sinistro, secondo me non è un Galactus. È un coglione. Ma il fatto che io comunque... Sì, no, vabbè, ma non... Facciamo comunque Juggernaut, perché la play, no? No, bro, se Doc Ock abbiamo perso. Va bene. Va bene. Ha fatto un warpath sull'onda di sinistro. Vabbè, ce lo sta. Vogliamo fare storm per togliere di mezzo l'onda di sinistro? Sì, è una giocata che a me piace, Dati. Di brutto. Però noi perdiamo pure con Silver Surfer. Cioè, perdiamo un po' da Silver Surfer. Però lui, se c'ha Spectrum, comunque è buono, no? Io farei Storm. Secondo, giocando poi Brood sì. Su Washington, andiamo a guadagnare i buff persi da Silver Surfer. Bravo. Okay. Perché noi facciamo poi Brood Silver Surfer, no? Sì. Facciamo Brood Maximus Silver Surfer. È fortissimo il play. Non ci credo che l'ha giocato su Londra. Wind, aid my hand. Oh. Cazzo. Non penso che lui possa avere Spider-Man, bro. Impazzisco. No, questo è un ongoing con Spectrum, no? Credimi. Sì, sì, ci sta. Se fa Spider-Man su Washington, ti impazzisco. Page. È opinabile. Potrebbe giocare Destroyer. L'unica carta che ci rompe veramente il cazzo. Sì. E tu fai Maximus... Io c'ho Maximus 7, 10, 12, 15, va a 18. Sì, c'è solo Destroyer, ci spacca il culo. Non so se vogliamo collarla per Destroyer, veramente solo Destroyer vince. C'ho 3 carte nel mazzo, bro. Dai, tanto... Io non voglio che abbia il titolo, cioè, capito?
Vabbè, la tagliamo, la tagliamo. Sì! Shadow King! Però non abbiamo Shadow King. Ecco perché abbiamo avuto... Ragazzi, follia, follia. Sono di un contento di questo Silver Surfer micidiale. Shadow King... Regà, se già avete Shadow King è meglio per voi, potete metterci qualsiasi altra carta a tre mana. Se Mister, ci Fantastic, Mister Fantastic, Mister Fantastic è fondamentalmente go verso l'infinito con questo incredibile mazzo Silver Surfer. Ringrazio il colonnello Dillo per la partecipazione, ringrazio Barbagas per averci pensato l'account. Vi ricordo che ci vediamo oggi in stream alle 18 per aspettare e guardare i nuovi buff e nerf della Second Dinner. Nel mentre, un buon proseguo di giornata. Un grosso abbraccio e bella.